Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo video del canale Fish Hunters. Questa volta ci faremo aiutare da due amici. Nel primo video Elia Boussien del team Roblure Italy ci farà vedere come utilizzare l'esca Mogutaso, un'esca molto interessante per la pesca invernale sul fondo a Trotaria. Nel secondo video invece Giorgio Colelli del team Valken ci farà vedere una nuova colorazione ideata per gli spoon di casa Valken per l'anno 2022. Quindi vi lascio subito alle immagini. Allora, Elia Boussien, specialist Roblure, vi fa vedere qualche esca. Allora, ciao ragazzi, siamo qua al Lago Verde di Piacenza e sto provando adesso il Mogutaso di casa Roblure. Eccolo, bellissimo. Esca da utilizzare sul fondo. Sul fondo, soprattutto in questo periodo che le trote tendono a stare incollate. Sto usando una canna di Valken ISML e l'ho messa con un filo Easter. Vediamo se riusciamo a fare qualche pesce. E vai, spettacolo, vediamo l'esca. Eccolo qua, Mogutaso. Come funziona questa esca? Praticamente va lasciato andare sul fondo e poi lo si può fare andare o a colpetti oppure facendolo leggermente strisciare sul fondo. In inverno. Mi lascio scendere praticamente l'artificiale, prendo l'archetto. Una volta che sento l'artificiale sul fondo lo recupero piano piano, ogni tanto lo richiamo. Eccola, mangiata. L'ISML lavora molto bene per questo tipo di artificiale. A presentare il nuovo colore che ho fatto, il terzo colore che faccio quando nel cammino con Valken. Davanti ho voluto riprodurre qualcosa di dorato con dei lati gialli e arancioni e dietro praticamente glitterato tutto nero con dei glitter arancioni. Questo colore l'ho voluto fare perché negli altri praticamente avevo fatto qualcosa un po' più da ricerca. Per questo colore ho voluto fare qualcosa di partenza, però non mettendo tutto, diciamo, come i classici colori di partenza, con davanti arancione e dietro dorato, ma ho voluto dare un contrasto con un dietro scuro, proprio perché nel movimento almeno potevo riprodurre un qualcosa che avesse impatto sulla trota, quindi il luccichio del dorato, ma dietro il contrasto del nero. Adesso siamo qua nel lago, lo proviamo. Ho scelto un 2-2, un X-Ross 2-2 per cercare un po' più di profondità con un recupero un po' più lineare, visto la giornata così un po' cupa. Vediamo come reagisce.
ed eccola qua.